La Sicilia brucia ancora, dopo Palermo anche Catania, Siracusa, il Messinese e i dintorni di Enna combattono con le fiamme che hanno devastato decine di ettari di terreni e boschi. La regione ha chiesto lo stato d'emergenza tra le vittime, una coppia di anziani rimasti carbonizzati a Cinisi e una 88enne colpita da malore che non ha potuto ricevere soccorso da un'ambulanza bloccata dal fuoco, ricoverati con ustioni gravi due forestali. Continuano le evacuazioni, blackout e interruzioni negli acquedotti, bloccate a tratti le autostrade, automobilisti intrappolati tra fiamme e fumo. A Palermo 1000 persone sono rientrate nelle loro case, a Catania le fiamme hanno colpito Zafferana alle pendici dell'Etna e la pineta dei Monti Rossi a Nicolosia, ad Aci Catena distrutte vaste aree verdi, minacciata dalle fiamme anche una scuola, aiutateci è l'appello della sindaca via social. In azione i canadeire a Carini, intorno ai Monti Palmeto, a Egradara, a Borghetto e Altofonte. L'opera dei vigili del fuoco va avanti ininterrottamente giorno e notte, ecco Tindari. La prolungata siccità, il vento, il caldo record con 46 gradi a Catania, tuttora città da bollino rosso, facilitano l'avanzata delle fiamme. Circondato da incendi, il tempio ellenico di Segesta nel Trapanese, emergenza nel villaggio turistico Calampiso, a San Vito Lo Capo, a Siracusa, sgomberate case e hotel, trasferiti in altri ospedali i pazienti dal nuovo reparto di terapia intensiva del Policlinico Universitario Palermitano.